per Messi, entra l'aria Messi, è chiuso Messi, gol! Messi, immens Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 Tom, è sempre il vostro Massimo Urgante che vi parla, la tertulia della Pegna Blaugrana, sempre la Pegna Blaugrana Roma, via Cimone 13, quartiere Montesacro. Era parecchio che non ci sentivamo, anche perché ovviamente la programmazione di Radio Roma Futura ovviamente è qualcosa di molto più largo di quello che è poi la programmazione che era invece di Radio Barzaloma. Parliamo, dopo questa ennesima cocente sconfitta che c'è stata al purtroppo al Camp Nou, al Mestalla di Valencia, contro la finale di Coppa del Re contro il Real de Madrid. Una situazione che, come avete visto, ha prodotto quello che ha prodotto una cocente, terribile sconfitta,
dovuta a tanti fattori questa volta. Non solo al fattore che noi possiamo attribuire e definire un fattore dell'allenatore o dei giocatori, e anche in parte a una sfortuna. A questa sfortuna che ci ha colpito e che ci ha portato a portare il Madrid a vincere questa Coppa. Però le responsabilità di un allenatore che non è in grado di gestire un gruppo come questo, che fa errori grossolani a livello tecnico, tattico, di una società incapace di fare una campagna acquisti, sbagliando l'allenatore e i giocatori, che non è sbagliare Neymar, non acquistare un centrale, 3 anni che non si acquista un centrale difensivo, hanno portato a questa ennesima figuraccia contro l'acerrimo nemico, in una partita poi giocata forse meglio a livello di gioco delle 3 sconfitte consecutive, quindi Atletico, Champions, Granada, a Granada, e però tutto sta, la stagione del Barça era chiusa in 2 momenti, secondo me, che sono il gol di il palo, cioè di Neymar, e il gol di Bale all'86. Una palla persa da Messi, un Messi riconoscibile, un Messi fuori ruolo, un Messi messo a destra, centrale. Ancelotti ha studiato, Simeone si è presentato in quel modo, e Martino è caduto nell'ennesima trappola. Neymar a destra, di nuovo Cesc, Alexis o Pedro che vengono messi dopo. E poi il gol, insomma, quella palla persa appunto, come ho detto, da Messi al centrocampo, riparte l'ennesimo contropiede come era stato il primo gol, e poi netto fuori gioco di Di Maria, e Bale che fa quella corsa con Bartra, che era riuscito a pareggiare quel ragazzino, che lo doveva sbuttare fuori, doveva finire nel Mar Mediterraneo. Bale, se c'era Carla Puyol, stava dentro l'acqua del porto di Valencia. È assurda questa cosa, è stata assurda questa cosa, purtroppo. Ma io non me la prendo con quel poraccio ma non me la posso prendere con quel poraccio di Bartra. Io me la prendo con la società, che non ha comprato un centrale, che abbiamo dovuto fare la finale di Coppa del Re con il povero Bartra, che doveva essere la seconda scelta. E poi Pinto si fa passare la palla, il primo gol la tocca su quello di Maria, eppure non era angolata e va dentro, il secondo sotto le gambe. Diceva Belli, però sai, lì la sfortuna di avere di essersi rotto il poveretto nostro Victor Valdez, e quindi ci siamo ritrovati in queste condizioni. Però io dico e mi chiedo e mi domando, com'è possibile arrivare a questo punto? Siamo arrivati per l'incapacità di una dirigenza. Una dirigenza che ha prodotto in questo anno le dimissioni del presidente democraticamente eletto, il continuo della giunta direttiva fino al termine del mandato, quindi con l'elezione della giunta, del vicepresidente a presidente, come prevede lo statuto. Ma io avrei e chiedo ancora, dottore, a questa giunta: dimissioni, bisogna andare alle elezioni a giugno. E poi un direttore sportivo che ha dato esempio di incapacità di scelta, perché Andoni Zubizarreta ha dato incapacità di scelta, le scelte sbagliate,
La prima su tutte, quella di avallare nei confronti del presidente la scelta di Martino. Lui l'ha dichiarato, non era per Martino, non era per Luis Enrique. E ha fatto un altro tipo di scelta. Dice, no, ma beh, poi il presidente mi ha convinto. Lui doveva, come responsabile del settore tecnico, andare avanti, ho scelto di Luis Enrique. E non l'ha fatto. Questa cosa è grave e ne stiamo pagando le conseguenze. Io l'ho detto fin dall'inizio. Che Luis Enrique era l'allenatore adatto per questa squadra. Ma mi hanno preso tutti in giro, ovviamente. Ecco il risultato. E adesso riscoppia il caso, il Toto allenatore, di nuovo. Ma è una cosa allucinante. Allucinante e allucinogena, seconda dei punti di vista. Sta di fatto che noi ci troviamo in questa situazione. E questo è quello che ha prodotto questa dirigenza. L'errore grossolano fatto da questa dirigenza. E ne stiamo pagando fortemente le conseguenze. Adesso, come ne usciamo? Ce ne stanno tante di vie di uscita. Bisogna però prendere quella giusta. Bisogna fare la scelta giusta questa volta. A partire dall'allenatore bisogna fare la scelta giusta. Non possiamo commettere di nuovo questo tipo, l'errore di sbagliare la conduzione tecnica. Dobbiamo salvaguardare un giocatore come Messi. È determinante questa cosa. Determinante. Insomma, che dire, è lo slogan di Radio Roma Futura, ormai quasi sta diventando. Dobbiamo inchiodare questa dirigenza, questa giunta direttiva alle proprie responsabilità. E da queste responsabilità ripartire per l'anno prossimo. Intanto questa dirigenza deve assolutamente portare a casa il risultato di vincere la battaglia con la FIFA e quindi di avere l'opportunità di fare mercato fin da adesso e poi fare le scelte giuste, oculate, che poi portano appunto a un andamento dell'anno prossimo che ritorni a essere quello della media. Martino ha perso quest'anno in totale delle partite perse dall'ultimo anno di Guardiola e quello di Tito Villanova. È allucinante se la prendete voi. Il Barça non usciva dalle semi, dai quarti di finale da 7 anni, raggiungeva sempre la semifinale. È allucinante anche questo. È proprio da questo che dobbiamo ripartire. Però questa dirigenza deve far uscire il club da queste sabbie mobili da cui questa dirigenza si è andata a ficcare, con degli errori grossolani, errori proprio che tutti abbiamo definito all'inizio che erano completamente sbagliati. Bene, allora detto questo ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo il filo e sentiamo, leggiamo anche qualche